un lavoro che ci ha inviato Antonio Amato. È un lavoro molto ironico e nel contempo molto iconico. L'ironia è sempre iconica perché fonda il suo umorismo su delle immagini amplificate che creano in un primo momento una risata grossa e grassa, dietro la quale però, dopo una sana riflessione, diventa un sorriso amaro, perché spinge a riflettere sul perché quella data immagine, quella determinata icona, ha smosso la nostra grassa e grossa risata in maniera così istintuale, così animale. Una lotta tra belve, lotta tra belve, tra fiere, tra titani, insomma, tra due bestie immaginate. Quindi quello che ci dice Antonio Amato è che chi stia lottando non lo sa neanche lui. Sicuramente però si tratta di due bestie immaginate. Come poi l'immaginazione possa determinare mostri reali per l'artista, ma anche per chi concettualizza mostri e titani, è un altro discorso che però non riguarda Antonio Amato e il suo divertimento e il divertirsi nel fare e nel immaginare. In questo caso la sua immaginazione si materializza con dei mostri a due teste in un confronto terra-aria e rosso e blu, ed è interessante constatare come questo suo grande divertimento del fare passi per l'uso dei pennarelli. Il piacere del gesto creativo che si determina col maturare delle nostre capacità linguistiche. Il lavoro è anche reversibile. Fronte retro, dove nel fronte c'è questo intervento pop su un'immagine. Mentre abbiamo la percezione di essere davanti a un pappagallo, nel retro, sul retro del lavoro, Antonio Amato ci dice: no, ma questo non è un pappagallo, è un pinguino. Si tratta di un esercizio per bambini dove c'è questo pinguino da disegnare e da riprodurre. Cosa fa Antonio Amato? Invece che riprodurre questo pinguino con dei pennarelli, proiettando la sua immagine dall'altro lato, trasforma il pinguino in un pappagallo, quindi siamo davanti a un chiaro esercizio di stile e di percezione della forma che evidenzia come l'arte e gli artisti contemporanei siano in grado di mutare la percezione della forma a seconda delle loro esigenze di comunicazione. Un pinguino che diventa un pappagallo di Antonio Amato. In questo caso specifico sembra volerci suggerire: non dite a un artista come deve lavorare o che esercizio debba fare. Io so quello che posso fare. Antonio Amato.